Campionato italiano velocità, al Mugello i round decisivi. Fuori strada e territorio, domenica l'incontro a Viverone. Si avvicina alla conclusione la stagione del mototurismo d'eccellenza FMI. Gli appuntamenti del fine settimana. Benvenuti ad un'altra puntata di FM in forma. Cominciamo parlando di CIV, perché gli appuntamenti del fine settimana al Mugello saranno decisivi. Sabato e domenica al Mugello andranno in scena le ultime due gare del CIV. Superbike, Supersport, Moto3 e Premoto3 sono ancora senza un padrone e saranno tanti i piloti a darsi battaglia per il successo finale. In Superbike l'ago della bilancia sembra pendere a favore di Ivan Goi, che oggi conta 14 punti di vantaggio su Matteo Baiocco. In Moto3 sarà una lotta a 3. Marco Bezzecchi, Manuel Pagliani e Lorenzo Dalla Porta sono racchiusi in sole 8 lunghezze e da dietro potrebbe risalire Simone Mazzola. Occhio a Federico Caricasulo e Stefano Cruciani in Supersport. I due se la giocheranno stando attenti a Massimo Roccoli, possibile outsider. Nella Premoto 3 Tony Arbolino, che ha 34 punti di vantaggio su Spinelli, potrebbe essere campione della due tempi già il sabato, così come nella quattro tempi Stefano Nepa. Ieraci lo insegue infatti a 42 lunghezze. Per tutte le informazioni su come seguire le gare decisive del tricolore basta visitare il sito civ.tv. E cambiamo argomento perché continua l'attività della FMI sul tema fuoristrada e territorio. Sabato a Viverone, in concomitanza con il trofeo delle regioni di enduro, si terrà un incontro di approfondimento sul lavoro che la Federazione Motociclistica Italiana sta portando avanti sul tema fuoristrada e territorio. Dopo le riunioni di Pederobba e Montevarchi, anche in questa occasione sono invitati a partecipare i presidenti dei comitati regionali FMI e dei motoclub. Sarà un'occasione di confronto in cui tutti gli interessati potranno porre domande, fare riflessioni e dare il loro contributo. All'evento sarà presente il coordinatore nazionale enduro Franco Gualdi, il quale illustrerà le novità della disciplina per l'anno 2015. Il mototurismo d'eccellenza FMI sta per concludersi. Domenica a Sant'Angelo in Vado il penultimo appuntamento 2014. La 43esima edizione della Rosa d'Inverno è stata annullata, ma le alternative all'incontro di Milano non mancheranno di certo. Domenica a Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro Urbino, si terrà infatti il 36esimo motoraduno del Tartufo, mentre a Taggia, a pochi chilometri da Imperia, andrà in scena il 25esimo motogiro della Strega, due manifestazioni storiche che anche quest'anno vorranno mettere a disposizione dei partecipanti la loro qualità. Il turismo d'eccellenza FMI si chiuderà poi sabato 25 con il motoraduno Motograna a Goito, in provincia di Mantova. Come ogni settimana, andiamo ora a vedere gli appuntamenti del weekend. Velocità ed enduro al centro dell'attenzione. Questo fine settimana il motomondiale farà tappa a Phillip Island. Con Marquez già campione del mondo MotoGP, lotta aperta in Moto2 e Moto3. Nella cilindrata più piccola, il San Carlo Team Italia cercherà il riscatto dopo la sfortunata trasferta di Motegi. Sabato e domenica, però, la TV servirà anche per guardare le ultime due gare del CIV al Mugello. L'enduro sarà invece protagonista con il trofeo delle regioni ad Azeglio, mentre lo Speedway con l'italiano individuale e l'Alpe Adria Terenzano. Termina qui un'altra puntata di FM Informa, vi ricordo di iscriverci a info@federmoto.it per domande e suggerimenti e di visitare le pagine Facebook, Twitter e Google Plus della Federazione Motociclistica Italiana e come sempre vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana, martedì con FM Sport e giovedì ancora con FM Informa.